Domenica al Mancini di Fano, pubblico da derby per la partita del cuore Insieme per l'autismo, con la prima uscita della Nazionale Cantanti per il 2019 che si esibiva per la seconda volta a Fano, che veniva sfidata dalla debuttante assoluta, la Nazionale Poste Italiane, costituita poco più di un mese fa. Che la Nazionale Poste Italiane facesse di un sol boccone la Nazionale Cantanti Italiana ce n'erano tutti i presupposti. Già dal loro arrivo, i gialloblu, solo a vederli si è capito subito chi avrebbe suonato la gran cassa, non certo i depositari della musica italiana, che in realtà di gran cassa se ne intendono, ma i loro avversari. Postini, impiegati, amministrativi di Poste Italiane. Belli, giovani e forti, col piede ben allenato da un mister coi fiocchi, il vice campione d'Europa Angelo Di Livio. E così è stato, un bel 7-3 per Poste Italiane e tutti sotto la doccia. È stata una bella partita, era la nostra prima uscita, quindi c'era un po' di emozione, però i ragazzi credo che abbiano avuto l'atteggiamento giusto e è stata una bella festa comunque. Fisicamente siamo stati un po' superiori, però ecco, lo scopo della partita non è il risultato ma è ben altro, è anche questa gente che comunque è venuta in massa allo stadio. Ma il risultato finale non ha decretato il vincitore della manifestazione, ma solo chi ha corso di più e chi aveva più polmoni da spendere. La vittoria è stata per il campo, con tutti i suoi protagonisti, grazie ai quali ancora una volta Fano ha mostrato il suo grande cuore, la sua vocazione altruistica, la sua generosità. 2.400 biglietti staccati per sostenere chi si occupa di autismo, per un incasso totale di 19.000 euro che andranno per l'80% alla cooperativa sociale TMA, che si occupa di una terapia multifunzionale in acqua con centri sparsi in tutta Italia, ed il 20% alla locale Banca del Gratuito, con 20 anni alle spalle di sociale e iniziative mirate all'inclusione e all'accoglienza. Il risultato credo che non conti, anche perché mi pare che i livelli in campo erano abbastanza diversi, ma soprattutto conta il risultato vero, quello della raccolta, dell'entusiasmo, tra l'altro anche di questa città che ha risposto con grande attenzione per i valori che credo vadano al di là di tutto, e cioè l'attenzione a chi è più fragile, l'attenzione a chi ha più bisogno, e quindi che il mondo dello sport, che il mondo dello spettacolo, che una città intera si mobiliti per questi valori, credo che sia una speranza per il futuro e per tutti noi. Dal punto di vista strettamente agonistico, se vogliamo tracciare la riga, c'è da registrare che dopo solo mezz'ora di gioco i cantanti erano sotto di 4 gol, con il primo segnato passati pochi minuti dal fischio iniziale, tanto per far capire subito che i 90 minuti della Nick sarebbero stati tutti in salita. Dei 3 gol delle Ugole d'Oro, se togliamo i 2 rigori procurati da un allievo della nazionale Tuffi Olimpici, il rapper Moreno, il più bel gol della partita è di un altro figlio di Maria De Filippi, che grazie ai suoi pupilli abbassa di molto l'età media della squadra. Briga, che con una spettacolare rovesciata ha fatto scattare tutti in piedi sugli spalti per il 5-3. Alla fine poi il terzo tempo è stato buono per tutti, con riconoscimenti da entrambe le parti. Neri Marco Re per la Nazionale Cantanti e per Poste Italiane il miglior giocatore in campo, il portalettere Luca Triboldi.